Nuovi interventi sull'ampliamento della rete metanifera riguarderanno il comune di Colle Corvino. Questa mattina, infatti, è stato presentato l'accordo raggiunto tra l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Zaffiri, e la SIG SPA, la società municipalizzata di cui il comune vestino detiene il 19% delle quote. I lavori previsti per il 2022 riguarderanno diverse zone al di fuori del centro abitato, come Contrada del Bianco, Sant'Antonio e Contrada Fonte, per un totale di 3.400 metri di estensione della rete che andrà a colmare l'esigenza di circa una trentina di utenti. Per noi è molto, molto importante servire quella zona perché ci sono numerose famiglie, ma al di là di questo SIG opera sul territorio di Colle Corvino da sempre. Inoltre un grandissimo lavoro ha fatto il nostro presidente insieme all'AD e a tutto il CDA perché negli ultimi 3 anni la SIG al comune di Colle Corvino per le quote del comune di Colle Corvino ha distribuito un utile, siamo partiti da 7.000 euro l'anno e quest'anno per i proventi e per il dividendo del 2020 il Comune di Colle Corvino riceverà 35.000 euro, che non sono pochi. SIG SPA, in cui al suo interno affluiscono anche le quote dei comuni di Penne e Loreto, oltre ad altri soci privati, in questo anno caratterizzato dalla pandemia, ha deciso di venire incontro ai nuovi utenti, azzerando il contributo di allaccio per l'anno 2021. Inoltre, sono previsti interventi di efficientamento energetico, di sostituzione caldaie unifamiliari con detrazione del 65%. Proprio perché siamo virtuosi, grazie al lavoro di tutti, ci siamo permessi anche il lusso di azzerare per tutto il 2021 il costo dell'allaccio. Tutto ciò ha generato una grandissima manifestazione di interesse. C'era chi aveva già pagato la quota allaccio inizio anno, con efficacia retroattiva tutti sono stati rimborsati. Quindi per il 2021 all'interno della nostra perimetrazione, Penne, Loreto e Colle Corvino, chi vorrà allacciarsi al gas metano pagherà zero. Alla stessa stregua di ciò che attiene il mondo edilizio col bonus 110, noi a livello energetico con le caldaine possiamo usufruire, far usufruire i nostri utenti di un bonus del 65%. Chiaramente SIG si accollerà il credito d'imposta e chi vorrà cambiare la caldaia potrà tranquillamente versare solo il 35% in 2 anni, in 24 con moderate.